Hai mai sentito che bears shouldn't ingest large furry dogs? Ok, cosa significa sta frase che ho appena detto e cosa c'entra con Java? Oggi andremo a svelare il mistero dei tipi e scopriremo perché ci tornerà incredibilmente utile. Cominciamo. È arrivato proprio il momento di parlare delle variabili. Finora abbiamo visto variabili di istanza, ovvero all'interno di un oggetto come instance field, variabili locali e quindi all'interno solo di quel metodo, come argomento, quindi passavamo le variabili come argomento e qualcosa poi la utilizzava. Non abbiamo ancora visto il ritorno e quindi come ritornare una variabile affinché poi qualcun altro ci faccia altre operazioni sopra. Tuttavia, devi sapere che Java ha a cuore moltissimo il tipo di tutte queste variabili. Immagina ad esempio che noi facciamo una classe, quindi poi un oggetto di tipo pet owner, ok? Quello che porta a spasso gli animali o che possiede qualche animale, non so, un vitello. E magari questo vitello deve fare qualche operazione, ok? Tu potrai mai chiamare su questo povero vitello determinati tipi di metodi che quel vitello non potrebbe mai avere? La risposta ovviamente è no. Ad ogni modo, passiamo al mio bellissimo disegno, finalmente. Allora, abbiamo qui una giraffa e un... indovini cos'è? È un coniglio. Potremmo mai mettere, ad esempio, una giraffa in un contenitore adibito a un coniglio? Devi pensare, infatti, alle variabili come dei contenitori. Un po' come quando tu vai da Starbucks e hai davanti al tuo display tutte le tazze grandi, medie, piccole, eccetera, eccetera. Un po' in Java è così, nel senso, quando tu stai dichiarando un tipo di una variabile, stai un po' creando un contenitore. E a questo punto, se noi un contenitore di tipo coniglio, quindi magari coniglio, ok, coniglio uguale new giraffa, potremmo mai fare una cosa simile? Ovviamente no, perché tu immagina se in questo so-called coniglio, in questo contenitore definito coniglio, io ci vado a chiamare per esempio il metodo saltella, ok? Ti immagineresti mai che una giraffa può saltellare? Ovviamente la risposta è no. Ecco perché è importante il tipo, altrimenti il compilatore ti guarda malissimo e ti segna in rosso tutto quanto e ti dice no, caro, di qua tu non passi in questo modo. Ma allora come si fa? Partiamo innanzitutto col dire che le variabili sono di due tipi soltanto, ok? Ci sono le variabili primitive oppure le referenze a un oggetto, ok? Io le primitive me le immagino come una scimmia molto strana, no? Ok? La referenza a un oggetto invece è quello che abbiamo visto finora senza accorgercene, ovvero scrivendo quella variabile da, io in verità mi sto riferendo a un oggetto che è stato istanziato da quella classe. E appena vedremo finalmente la lezione sullo key, sullo stack, queste cose saranno chiarissime e sarà abbastanza mind-blowing, lo prometto. Ad ogni modo, quando tu definisci una variabile ci sono due regole fondamentali iniziali, ovvero la variabile deve sempre avere un tipo e un nome. Ti accorgi infatti ogni volta abbiamo sempre messo per esempio intero cane uguale 5, quel cane vale 5, ok? Quando ti approcci alle variabili in Java per la prima volta o quasi, come ti ho sempre detto, pensiamole come dei contenitori, ok? Ma in questa lezione ti dirò qualcosina finalmente di più, perché parleremo dei tipi primitivi, ok? Cosa sono questi tipi primitivi? Allora, se sei di Milano e sei andato nella Starbucks Reserve, riconoscerai questo. Ti chiederai come l'ho ottenuto. Le verrebbe in Java comunque. Quando arriva per esempio il cameriere a chiederti cosa vuoi prendere e tu sei perso da tutti questi nomi come Bolivia, Fusillo, Farm, Java, notare, se non lo sapevi, Java è una tipologia di caffè e lo trovo bellissimo. Cioè tu puoi andare nella Starbucks Reserve a Milano e ordinare un caffè Java mentre programmi in Java. Ok. Comunque, a parte tutto questo, noterai nel tuo menu che c'è scritto
short 11 euro, tall 16, grande 20. E dopo esserti stupito per il prezzo, noterai che i concetti che ti ho detto poco fa hanno un senso, no? Queste tazze sono un po' come i nostri contenitori, le nostre variabili, no? Dove metteremo i nostri valori. Quindi, per esempio, se tu vuoi questo Clover Brewed, potrai scegliere in che contenitore metterlo. In che contenitore lo metteremo noi? Ebbene, è il momento di parlare di quali sono questi tipi primitivi ed è perché ho cominciato il video con quella frase in inglese. Cosa significa? La frasetta in inglese che ti avevo detto all'inizio non era nient'altro che, se vogliamo dire, una mini storiella per ricordarsi facilmente, almeno a mio parere, quali sono tutti gli 8 tipi primitivi in Java, ovvero be careful, bears shouldn't ingest large furry dogs. Gli orsetti, gli orsi, non devono mangiare dei grossi cani pupolosi, ok? Stai attento. Gli orsi non devono mangiare questi grossi cani pupolosi, infatti guarda cosa succede. Sembra più una puntata di Attack on Titan quasi, comunque sono sicuro che questa immagine almeno ti rimarrà impressa stanotte e se non dormirai ti chiedo scusa. In ogni modo, questo orso è triste perché ha mangiato un grosso cane pupoloso e lui è triste perché non vuole essere mangiato. Insomma, è una lose-lose situation, nessuno dei due ci guadagna qualcosa. Questi 8 tipi primitivi in Java sono boolean, char, by, short, in, long, low e double. Adesso non ha senso che mi metta a spiegarti per filo e per segno come si usa uno, perché e per come. È importante, casomai, che secondo me ti memorizzi questa frasetta, così sai che quando vedi uno di questi 8 potrai applicarci determinate regole e determinati modi di utilizzarle, perché poi, quando vedremo come ripeto ormai da settimane questo iPad, capirai molte più cose. Quindi, alla luce di quello che ho appena finito di dire, queste tazze hanno ovviamente una grandezza, ma qual è la grandezza dei nostri primitivi? Dopo che ti sarai imparato quella bellissima filastrocca in inglese, se così la vogliamo chiamare, ti ricorderai per filo e per segno. Se non si fosse notato da prima, ogni lettera che avevo segnato in rosso corrispondeva a uno dei primitivi che avevo segnato in basso. Quindi, be careful, bears shouldn't ingest large furry dogs, ok? In questo modo non credo, almeno io non me la sono mai più scordata, poi dipende. E questi primitivi hanno una size, ok? Espressa in bits. Il nostro boolean ha solo un valore di true o false, ovviamente. Il nostro char, che è utilizzato per prendere, per esempio, per indicare una singola sillaba di una parola, di una stringa o quel che è, ha 16 bits, quindi i suoi valori andranno da 0 a 6525. Perché non 36? Lo spiegheremo in un'altra puntata che ha a che fare proprio con un altro argomento. Byte 8 bits, quindi da 128 a 127, e così via. Questa è la stessa cosa con il 7. Long, capisci che se questo è l'int, long non mi stava praticamente nella lavagna, dovevo andare a capo. Il float e il dado sono un discorso un po' a parte, comunque dipende, ma questo è insomma per chiarire giusto un po' più il concetto e non lasciarti al buio di tutto. Quindi capisci che la prossima volta che tu potrai andare da Starbucks potrai capire questa cosa che ho scritto fin dall'inizio, ovvero hey, I'd like a double mocha, thanks. E quindi dopo gli dici oh no, fermati, make it an int. Perché? Perché come potrai magari capire da tutti questi discorsi, puoi un po' muovere questi tipi primitivi. Abbiamo visto tante cose, overriding, overloading, casting, ti avevo mostrato. Per esempio, un primitivo più grande non può stare in un primitivo più piccolo. Quindi, se io ad esempio ho un int, non posso sparare questo range di valori in uno short, ok? Il compilatore dice perché? E tu devi dire al compilatore che va bene, accetti i rischi, accetti questo spillage, si dice, ovvero questa perdita,
si legge come quando stai versando in una tazza piccola tutta la tua caffettiera e continua a uscire da tutte le parti. La stessa cosa è con gli interi grandi e quelli piccoli. Noi abbiamo qua la nostra mega tazza che non può ricevere tutto il contenuto di questa tazza, no? Se io cerco di versarla, se io cerco di versare il mio intero e il mio short, mi perderò dei bits dappertutto e qui avrai tantissimi bits che diranno perché c'è abbandonato, no? E saranno stratristi. Mi diverto tanto a fare i disegni, si nota. Comunque, hai questo speed edge e non puoi, a meno che non lo casti, o insomma stai dicendo al compilatore che tu sai cosa succede e gli dici che va bene. Un po' come ho usato nelle altre lezioni, come si diceva, no? Questo è il concetto. Il contrario invece è ammesso, ovvero io posso mettere una cosa più piccola dentro una cosa più grande, la posso assegnare. Se tu adesso apri il tuo IDE, abbiamo installato IntelliJ assieme, se tu metti, per esempio, prima assegni un intero int, poi assegni uno short o magari un long, puoi un po' giocare con queste cose e vedere chi si adatta a come, perché, per quando e capire un po' meglio questi concetti. Io ho fatto così e te lo consiglio anche a te. Così vedi anche che errori ti escono, che magari l'IDE ti dice devi castarlo e tu dici ma il casting non è una buona pratica e l'IDE ti dice invece devi e tu dici no, allora lo faccio in questo modo. Insomma, parli con un computer. Nel caso tu volessi provare invece questi concetti nella vita reale, puoi, come ti ho detto, andare nella Starbucks Reserve a Milano e prendere uno short French press o quel cavolo che è Clover Brew, metterlo dentro un tall e capirai che hai uno speed edge. Perderai sicuramente sia i tuoi soldi che il tuo Clover Brew. Altrimenti puoi anche provare il contrario e vedere che ci sta stranamente il tuo short Clover Brew in una tazza vuota di Clover Brew. Questo perché il compilatore di Starbucks riconoscerà che hai fatto un'operazione legit e il butta fuori che è sempre così, non ti dirà niente. Insomma, l'ultima cosa che ci rimane un po' da vedere, ok, ci sarebbe un mondo di altri argomenti, ma per getting started sarebbe quali nomi puoi dare a questi variabili. Abbiamo visto prima le due prime regolette. Ci rimangono da vedere quali nomi puoi assegnare a queste santissime variabili, vero? Non puoi cominciare i loro nomi con un numero. Non puoi dire int 0 uguale 5. Il compilatore lo legge e ti dice Java non fa bene. E non puoi neanche usare le cosiddette reserved keywords, ok? Tutti quegli insiemi di keywords che tu vedi che si illuminano di un certo colore, ad esempio public, static, void, tu non puoi chiamare le variabili in quel modo. Tutte le altre cose invece sono permesse. Per esempio non c'è nessun problema se tu fai babbo eno 1 uguale 5 o static pipistrel, no? Queste cose le puoi fare tranquillamente perché, ok, anche se c'è static, non è che il compilatore legge per pezzo e poi dice oh no, ma hai scritto static, non va bene. È un unico nome, quindi da non cadere in questi fare. Sperimenta perché col compilatore funziona come un po' nella vita reale. Al posto di dire sempre al McDonald's cosa so, scusi vorrei un double mocha tall, tu al compilatore gli dici il nome, quanto vale, poi quello non è strettamente necessario ma diciamo di sì, quanto vale e il tipo, e lui te lo porterà e gli dice scusa compilatore mi porti un int double mocha che è uguale 50, il compilatore farà sure thing e te lo piazza. Ok, siamo quasi arrivati alla fine di questa puntata, manca ancora un tipo fondamentale di cui ti devo assolutamente parlare, ovvero il tipo like. Infatti dentro la mia variabile road to 10k tu hai il potere di aiutarmi a raggiungere i 10.000 iscritti, infatti basta un like. Nella prossima puntata vedremo finalmente sto hip e questo stack di cui volevo parlarti da infinito. Ed è, secondo me, imperdibile. Noi ci vediamo la prossima volta. Per ora, allenati se non l'hai già fatto. Ed happy coding. Ciao!